come promesso, oggi è 24, giovedì 24, in America è Thanksgiving, ovvero la festa del ringraziamento, e noi chi siamo per non fare qualcosa di estremamente senza senso come fare una cena per la festa del ringraziamento, a tema, con i piatti tipici, tutte cose, cioè, più o meno, insomma, un po' rivisitato, ma più o meno. Quindi stasera andremo a cena da Giova e Fra, perché, come dice mio marito, Francesca è l'unica che t'appoggia a ste cose senza senso. Però, regà, non è che ci vogliamo americanizzare, ma ogni occasione è buona per festeggiare con gli amici, stare insieme e divertirsi, chi se ne frega. Quindi questa è solo una scusa, in realtà, per fare una cena a tema. Lo sapete che a me piacciono ste cose, cioè de fare le cose a tema. Abbiamo fatto, quando abbiamo vinto gli europei, che poi non sapevamo che vincevamo, però ogni partita degli europei è stato un tema a casa mia, cioè figuriamoci se mo quest'anno non provavamo a fare ringraziamento. Quindi ci sarà tutto il menù, ma mo lo vediamo durante la giornata. Nel frattempo io mi sono accollata due piatti, ovvero mac and cheese, quindi maccheroni al formaggio, e li faremo per mangiarli più facilmente, perché quella si addensa subito se la fai sul momento. Quindi li faremo gratinati al forno, quindi io adesso vado a fare i mac and cheese, ma soprattutto mi sono accollata la pumpkin pie, ovvero la torta di zucca. Raga, io i dolcini so fa, ok? Proprio zero, non mi vengono mai, quindi so già che sarà un fallimento, ma voi vi divertirete a fallire con me. Quindi ora andiamo in cucina, perché, vabbè, i mac and cheese, la pasta al forno col formaggio si può fa. Il problema sarà la torta, andiamoci a provare insieme, perché io non so se ci riesco. Poi Francesca ha fatto tutta un'altra serie di cose, ma dopo andiamo lì, apparecchiamoci, ho anche tutti i ricchi premi. Ovviamente non ho trovato le cose tipo a forma di tacchino, ma regà, perché siamo in Italia, non si festeggia, quindi c'era tacchino. Però ho comprato tutte cose arancioni, quindi dopo faccio vedere. E niente, andiamo a fare questa torta di zucca, perché sono molto molto preoccupata. Allora, questa è la mia fenomenale ricetta, scritta in modo improbabile, per fare la torta di zucca. Allora, la zucca l'ho già cotta ieri, perché così gli ho lasciato perdere tutta l'acqua e dovrebbe essere abbastanza asciutta. È tipo mezzo chilo di zucca, che poi alla fine non so quello che è rimasto, speriamo che basta. E adesso provo a fare questa cosa, non so come, già sbattere le uova con lo zucchero non sarà semplice. Allora, zucchero, uova, e adesso sbatto. Ora aggiungo 75 di zucchero di canna. Ma secondo voi ci riesco a fare un dolce? Secondo me no. 78 andrà bene lo stesso. Ora, in questa cosa che spero di aver sbattuto abbastanza, ma non lo so, aggiungo le spezie, e queste sono proprio quelle americane per la pumpkin spice, quindi pumpkin pie. Quindi in teoria dovrebbe essere super buona, non lo so, ci proveremo. Un cucchiaino c'è scritto. Voi, se non avete un mix già fatto, basta che ci mettete tipo cannella, noce moscata, e volendo chiodi di garofano, pimento, non so, un po' di spezie, insomma, a te ci vuole fare, soprattutto a cannella comunque. Va bene, proviamo ad aggiungere le spezie. Ho paura che non viene niente. Boh, l'odore è buono. Io ce ne metterei un po' di più di spezie, però mo vediamo, in caso ce le aggiungo dopo. Ora devo aggiungere il latte condensato. Questo so, 300 grammi, io ce ne devo mettere 200, quindi mo lo peso. E ora la zucca, che ho già frullato. Speriamo che non sia troppo liquida, ma cioè veramente l'ho messa anche a scolare nel colino. Più di così che devo fare? Cioè, credo che vada bene, è rimasta in frigo tutta la notte, l'ho scolata nel colino pressando, cioè, meglio di così. E ora pellicola e un'ora in frigo a fa non si sa che cosa, perché che sta a fa un'ora in frigo non lo so, però c'è scritto così e io lo faccio così, non sbaglio, spero. Bene, mi ero resa conto che mio marito sarà magnato mezza busta di pasta. Quindi l'ho mandato, cioè stava tornando, l'ho mandato a prendere altra pasta, perciò mi sono bloccata. Nel frattempo però in frigo sto coso si è riposato, speriamo bene, anzi tiriamolo fuori. Pare uguale a prima a me, ma va bene, ok, sorvoliamo. Poi, pasta frolla! Sì, raga, ho comprato quella pronta, non mi giudicate, così almeno so che almeno la pasta frolla sarà buona.
E ora aspetto, l'ho tirata fuori dal frigo, quindi aspetto, poi la stendo, poi ci metto quello dentro, poi metto tutto in forno a 175 gradi per 50 minuti. E nel frattempo ho preparato la teglia, quindi appena torna Luca butto la pasta, faccio la salsa ai formaggi e poi in forno anche quello, così forniamo tutto insieme, poi sforniamo e andiamo da Giova e Fra, che avrà fatto delle cose sicuramente più buone delle mie, ma vabbè, questo è un dettaglio, è per questo che vi porto da Fra e non solo in cucina da me. Chiaramente per la classica ricetta dei mac and cheese vi invito a guardare un altro canale, non il mio, però io ho deciso che visto che più o meno ci va la besciamella, però dicono di farla e io no, non la faccio, ho preso la besciamella, quindi ci metto la besciamella. Poi questo ci metto perché è aperto così non butto. Tanto sempre formaggio, mac and cheese. Cheese. Ok, non ho trovato il cheddar, quindi ci mettiamo questo coso che non so cos'è, questo qua che è fontina, effettivamente c'era in molte ricette, e poi mix di formaggi perché mix ci sta sempre bene. E quindi adesso faccio la salsa ai formaggi semplicemente mescolando tutte queste cose insieme. Allora, io ve lo dico, ho infornato nel mio forno nuovo di Cecotec, che è anche friggitrice ad aria, ma ovviamente adesso è forno. E aspettate che vi accendo la luce. Eccola là. Vediamo che cosa sta per succedere. In teoria è scritto 50 minuti, secondo me è piccolo, ci vorrà un po' meno, però credo che ce ne accorgeremo. Spero che ce ne accorgeremo. Comunque il mio forno di Cecotec è meraviglioso. Vedete che mi occupa meno spazio rispetto a quell'altro? Che quell'altro arrivava qua, questo è più compatto e consuma pure meno perché è 1600 watt, quindi top direi. E c'ha pure tutti questi accessori che è la griglia della friggitrice ad aria, lo stampo per plum cake, il giro arrosto e la teglia. Dai, 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 mi fido di te, ti prego, cuoci. Siamo da Fra che mi appoggia queste idee matte. Sì, c'è pure Giova, ecco, dai. Sta pure Giova. Faccio pure io. Allora, qui abbiamo un menù stratosferico. Molto americano. Ora vi faccio vedere tutto. Allora, questo è il risultato della torta. Non è molto arancione, a onor del vero, ma speriamo che è buona, non lo so. E l'ha rovinata Luca, perché ci ha messo la pellicola. Questa è la pasta, la dobbiamo ripassare un attimo al forno. Mister tacchino, no, non è vero, è un pollo perché se ho solo in 5 il tacchino era un po' grosso. Questo cos'è? È l'avanzo del ripieno perché siccome era una quantità esagerata, Ah, è ok. stato È cotto. molto ripieno questo Sì. pollo. Pollochino. Pollochino, lo chiameremo pollochino. Questa è la salsa di Ikea per il pollochino e questa è la marmellata per il pollochino, sempre di Ikea. Poi ora Fra con il suo meraviglioso bimbi ci farà del purè di patate. E poi stiamo aspettando Annalisa che porta i contorni, quindi questa è la nostra cena di ringraziamento. Ma soprattutto adesso Luca apparecchierà la tavola perché io in tutto questo ho comprato delle cose arancioni per fare Thanksgiving. È l'unica cosa arancioni, volevo fare un tacchino in realtà ma non ci ho avuto tempo di costruire un tacchino di carta. Lo volevo vedere però il Sarebbe tacchino. stata una bella idea. L'anno prossimo mi organizzo meglio, lo giuro. Brava, ok. Luca ci sta deliziando con le sue sculture di tovagliolo. Ha fatto i tacchini. Ma Guarda quello che non è un carino! Come non è tacchino, un è un tacchino? È un bimbo. E tacchino, eh! questo è un No, ventaglio. è un tacchino, è Ma giorno di perché hai deciso che è un ringraziamento. tacchino? Perché è giorno di Allora questa è una pecora. ringraziamento! Ma è il giorno di E questa, ringraziamento! ragazzi, è un maglioncino di cashmere. Ma se è il giorno del ringraziamento, quello è un tacchino. E questo cos'è? è il Senza fratello del tacchino. Comunque, guardate che bello, abbiamo apparecchiato tutta la tavola col runner arancione, i tovaglioli arancioni, c'erano pure i palloncini, ma quella è la cosa migliore che sono riuscita a fare con i palloncini arancioni. Niente, mi dispiace. Bravo, Bruce! Ed ecco la prima cena del ringraziamento. Oh, ora la famo tutti gli anni, eh? dai. Salute! Auguri! Auguri! De che non si sa perché non ci interessa proprio. Festeggiamo! Importante festeggiare. Allora, nel frattempo c'è stato un upgrade. Qui abbiamo i contorni, ovvero i piselli, i cavoletti di Bruxelles. Ci sono anche le pannocchie, ma non so dove sono. Le pannocchie. La salsa per il pollochino.
pollochino perché non è un tacchino ma è un pollo, perciò lo chiameremo pollochino. Ecco, ve lo faccio rivedere, il pollochino è molto bello e molto morto effettivamente, però va bene. Guarda, guarda che maestria! Mi sto scottando. E i mac and cheese si stanno a fare un ripassino al forno, così per fare un po' di crosticina. E scusate, stavo dimenticando, c'è anche il bimbi purè. Ecco a voi il bimbi purè. Guarda, guarda che bel purè. Vedi, mi dicono, non devi fare il purè con la busta. Ma io vengo da Fra e mi mangio il purè con le patate fresche. Ci siamo, si serve la pasta. Eccola, vai, sarà buona? Non lo sappiamo. Lo scopriremo tra poco. Luca fa sempre la cavia. Com'è? Tutti sa fare la cavia. Sì, però a te sto a far video. Vabbè, Giova ha detto che è buona, quindi riprendo Giova. Il gorgonzola è buono. Ma non c'è il gorgonzola, Giova! Ma è l'unica cosa che non c'è. È buona. Ah, forse parla di quel formaggio andata male. No, non c'è nessun formaggio andata male, ma smettetela. Vabbè, è buona comunque. Se la sono mangiata tutta, eh? Ecco, no. Guardate, vuota, ciao, ciao Fra, ciao. Vai a prendere il pollochino, ciao. Sono tagliato. Chi è che taglierà il pollochino? Me la prendo io sta responsabilità. Dai. L'uomo di casa taglierà il pollochino. È perché è l'uomo di casa che taglia il tacchino in America. Scusa. Cioè, non è che l'ho inventato io, eh. Sì, sì, sì. Aiuto? Vado? Ma si taglia come le fette, eh? Oh, è dei robbi con gli elo. Lo vedi? Perché non lo sai tagliare? Perché non sei l'uomo di casa. Bello. Non vorrei essere... Non rompi il cazzo, è tagliato. No, devi tagliare. Lo devi tagliare per così. Ma non l'hai mai visto un film americano? Ma scusami la cosa. Non hai mai visto un film americano? Ma la mia domanda però sono spontanea, Bruce, scusate. Ma perché vi state lamentando se voi lo sapete fare? Perché non lo fate voi? Lo volevo fare io. Lo voleva fare lei, però lui ha detto che è l'uomo di casa. Cioè, avete... Nuove caccio. Cioè, avete portato come un prosciutto, come un prosciutto. Così si taglia il tacchino. Ho tolto solo il culo, non avete capito niente prima. Sei in diretta sempre. Guarda, guarda. Sei sempre in diretta. Vabbè, alla fine c'è il fatto che sia un pollochino o un tacchino, che differenza fa? Beh, forse il petto che non pesa quei 3-4. Vabbè, ho capito, ma noi siamo solo in 6, io non mangio la carne. Guarda che bello, però. Brava, Fra! Molto brava! Rimassaggiamolo perché... No, io tanto non lo mangio, quindi per me è solo bello, che me frega. Cioè, ci scordiamo che... Il mio video è venuto bene poi, per il resto che mi importa. Ci scordiamo che questo tacchino è americano. È un pollochino. Sì, ma non ci scordiamo che chi l'ha fatto è Dior Vieto. Cioè, quindi nel senso, mi fiderei più di Dior Vieto che del Minnesota, insomma. Secondo me in Minnesota fanno un gran tacchino. Ma la famosa New Orvieto. L'ho ripreso, eh. Ok, è arrivato il momento della verità. Che verità sarà? Una brutta verità, probabilmente. È brutta, dovrebbe essere arancione. È marrone. Ma perché? Sembra una frittata. Vabbè, proviamo. Dici com'è? È buona. Dici la verità, per favore. Ah, con tutta quella cannella... Vado, Mamma che faccia brutta, ma ragazzi. Ma così schifo fa? Brutto. Ma perché? Guarda, dico a tutti. Ti amo. Però questa torta è un cazzotto in faccia che mi... Ma devasta. Perché? Bruce, perché? Perché fa schifo. No! No. Guarda, brava. Brava l'impegno. Allora, dai su, fammi vedere. Ragazzi, la cannella, a me sta roba così è troppo pesante. Vabbè, ma perché a te non piace la cannella? No, ma no. Capito, voglio sapere com'è la torta. Non voglio sapere se sa di cannella. Fa schifo, vero? No, ragazzi, dai. No, allora. No. Serio? C'è la cannella. Io non so se c'è tanta cannella. E ce ne va tanta. E si sente solo quella. E quanta tanta ce ne va? Ma come fa a essere cruda, scusate? C'è qualcosa che ti sbagliato. Ma non
Allora, il Belgio non ha preso bene. Oh, Bruce, guarda qua, guarda. Questa bastiani fa... che mora. Vabbè, raga, io dorci mi so fa, ma avevo detto, penso che la facevo io questa frolla. Un applauso a Bubi che ci ha provato. No, ma io posso dire, a me non mi dispiace. Allora, la pasta ha fatto un successore. Sì. E il dolce, come lei poi non so se ve lo racconterà, sì, mi sono già io ancora quando era dentro il forno ho detto secondo me, ma non è americano il torone, ho detto, secondo me farà schifo torone. Però con tutto il rispetto io me lo mangio e infatti ci ho portato. Avevo ringraziato, ho mangiato, la torta faceva schifo, questo l'abbiamo appurato perché è rimasta tutta qua e non credo che farà una bella fine, regalo, so il cibo si spreca ma faceva schifo e non credo sia proprio colpa mia, cioè credo che quello sia il sapore che deve avere, non lo so, vabbè, se qualcuno ha mangiato una vera pumpkin pie ce lo faccia sapere se deve essere così tanto dolce, non lo so, ma dov'è mio marito? Non lo devo dire. Ah, Luca si sta a mettere scarpe sulle scale. E va bene, finiamo il video. Quindi, da questo giorno del ringraziamento è tutto. E noi ci vediamo alla prossima. No, al prossimo video. Cioè, ma questa fai video con noi da un anno e basta. E la prossima volta. Mi hai preso in contropiede. La prossima volta. Vabbè, ciao.